Fino il mio percorso, speriamo che ci sia sia la registrazione che l'audio per voi. Dicevo, quindi ora intendo andare a Ninenzaka, salire fino a San Nenzaka, i due pendii, Ninenzaka San Nenzaka, e arrivare a Kiyomizu Dera. Da lì poi torneremo indietro e andremo a vedere la torre di Yasaka, che sta proprio lì. Ora, salendo qui, vi racconto un po' dove ci troviamo. Questa è Ishinomichi. Davanti a noi c'è Ichinenzaka. Sulla sinistra, di là, dove andremo noi, c'è una macchina, mi sposto. Andando dritti, poi girando a destra c'è Ninenzaka, inizia da lì la strada di Ninenzaka. Davanti invece c'è un altro santuario. Anche questo è un santuario particolarmente interessante. Ve ne ho parlato sempre 2 settimane fa durante la nostra passeggiata, la nostra camminata attraverso queste stradine. Questo è Ryozen Gokoku Jinja, ovvero qui riposano le anime dei samurai, dei giapponesi che combatterono soprattutto per buttare giù lo shogunato e creare così il periodo Meiji, quindi il nuovo governo, la nuova era. E lì, durante questi giorni, di fino a domani, si può salire e andare a vedere il cimitero che è posto sulla collina, in cui c'è tra parentesi Sakamoto Ryoma, che è uno dei più famosi samurai che combatterono per questo fine, per far concludere lo shogunato e creare una nuova forma di governo. Ed è possibile in questi giorni arrivare a poterlo visitare fino alle 7 di sera, così c'è scritto nelle informazioni. Noi invece ora giriamo qui, guardate quanta gente c'è, e qui inizia Ninenzaka. È tornata alla normalità, sia quasi alla normalità, ma comunque speriamo che voi possiate vedere e sentire. E adesso andiamo. Questa è Ninenzaka, vi ricordate? Costruita nell'807, ha molti negozi tradizionali, quindi prodotti tipici di Kyoto, tra cui dolci, e tra i dolci, uno dei dolci di Kyoto che a me piace di più è Yasuashi, che è fantastico, lo adoro come dolcetto da mangiare, come snack anche, si può vederlo così. Lo conoscete? Avete mai mangiato Yasuashi? Ora vediamo un po' se qualche negozio è aperto per mostrarvi i dolci. Qua negozi di souvenir aperti. Come vedete, ai lati di questo pendio, perché poi San Nenzaka, Ninenzaka e San Nenzaka si intende per pendio, ci sono queste tradizionali case, tradizionali negozi, proprio in stile classico giapponese. E per terra, come vedete, come per Nenenomichi, ci sono questi blocchi di granito e tutte le linee elettriche e telefoniche, come vedete, non ci sono perché sono state interrate. Quindi questa zona, che parte da Nenenomichi e arriva fino a San Nenzaka, è stato deciso di trasformarlo, cioè riportarlo a un po' allo stile, all'epoca tradizionale della città di Kyoto, ma al tempo stesso è una delle zone più turistiche, quindi c'è questa doppia valenza molto molto interessante. Davanti a me, come vedete,
tantissima gente sta fotografando, perché appena saliremo in scale, questa è una delle dei luoghi, dei punti strategici per scattare foto e video ricordo. Tra parentesi, voi da mettere subito in rete e condividerle con amici e persone. Ora, appena valgo su, arriverò su, mi giro e ve lo faccio vedere. Guardate, eh? Ecco qua. Mi metto qua su e ve lo faccio vedere un po' con calma. Questo è quello che si vede ora. Adesso, a destra, questo è San Enzaga, a destra si può andare verso Hokanji, quindi la torre di Yasaka, ma noi invece giriamo a sinistra per proseguire questa strada fino a Matsubaradori, che è l'ultimo pezzo di strada che ci porterà fino a Kiyo Mizudera. Ora, continuiamo a sedere questo pendio. Vi ricordate la storia di San Enzaga, la leggenda di San Enzaga? Se qualcuno cade su questo pendio dopo 3 anni muore. C'è questa tremenda leggenda e pare che abbia vari significati. Anche lo stesso nome San Enzaga, abbiamo visto 2 settimane fa, non ha un'origine certa ma ha varie interpretazioni. Io vado avanti intanto. Guardate che ora che c'è meno gente posso anche camminare un po' più lentamente e mostrarvi, guardate davanti che bello. Ecco, come pensando un po' come progetto di viaggio per chi ha intenzione di venire a Kyoto, magari ecco durante il periodo di Hanatoro è perfetto anche la sera, fosse un altro periodo va benissimo anche venire il pomeriggio, soltanto nel pomeriggio. E un po' qui che cosa c'è? Aspettate, c'è qualche cosa, andiamo a vedere. Anche qui. Come vedete ci sono. Una serie di lanterne posizionate. Vieni qui. Ok. Proseguiamo. Quanta gente. Ecco qua a sinistra c'è il pendio di San Enzaga, vedete? Eccolo lassù. Ci aspetta quella salita. Andiamo. Vedete? Ecco qua. E ora saliamo anche il pendio di San Enzaga. Vi faccio vedere intanto. Wow,
po' di peperoncini di Kyoto. Sulla destra ci sono altri negozi. Vabbè, supero queste due persone. Poi anche da lassù, una volta arrivato in cima, mi girerò per farvi vedere la visuale, il panorama di San Menzaka, altro punto famoso della città di Kyoto per fare video e foto. Ora mi giro, ecco qua, e questo è quello che si può vedere dalla cima di San Menzaka. Adesso ultima tappa, Kiyo Mizudera. Supero queste ragazze e andiamo qui a sinistra. Di nuovo il fascio di luce che abbiamo visto prima. Ah, se volete di nuovo la storia, cioè se volete sentire, se vi interessa la storia sull'origine del nome di San Menzaka, potete comunque ritrovarlo nella live, nella diretta di 2 settimane fa, dove ho spiegato le varie possibili interpretazioni, partendo proprio dal nome, da come dalla lettura del nome, poi a varie interpretazioni. Quello che è interessante, ci sono varie, giusto per fare un mentre cammino, vedi, molti negozi sono chiusi, qualcuno è ancora aperto, so, fino alle 9:30, quindi sono le 8:40, probabilmente stanno chiudendo. Comunque è interessante, tornando al discorso dell'origine del nome San Menzaka e della leggenda, pare che con questa leggenda che se uno cade dalla scivola e cade da questo pendio dopo 3 anni muore, c'era un'usanza, un'abitudine di utilizzare una zucca da portare, perché in caso di caduta tratteneva l'anima della persona e così evitava la morte dopo 3 anni. È una specie di portafortuna, e questa è un po' l'idea per evitare di dover morire una volta scivolati. Poi sul nome ci sono varie possibilità, una che è il terzo anno dell'era Daido, quindi 808, perché è stata costruita nell'808, quindi San Menzaka, terzo anno, pendio del terzo anno, il terzo anno del periodo dell'era Daido. Oppure c'è anche San Neizaka, aspettate. Ecco qua, si intravede, guardate poi cosa c'è, che opera immensa accanto a Kiyo Mizudera. Magari continuo dopo a raccontarvi le altre interpretazioni, intanto ammiriamo insieme lo spettacolo qui davanti. Quindi, biscotti, dolci, eccoci qua, arrivati, guardate là quanto è grande la bambola, enorme, io l'ho vista soltanto in foto fino ad oggi, è enorme, bellissima, ora cerco di avvicinarmi,
Intanto, ecco qua. Chiomizzolero illuminato. Koya Sukannon. Qui tra parentesi è venerata Koya Sukannon, che è la divinità del parto. Questi sono dei motivi per cui si legge San significa nascita, Nei tranquillo, Zaka sempre per Dio, quindi per la nascita tranquilla, sicura dei bambini. Infatti molte fedeli, molte donne venivano, salivano questa ripida salita per venerare all'interno del Kiyomizu-dera la divinità, la dea Koya Sukannon. E pare che proprio per questo pericolo delle donne in stato interessante di scivolare, magari cadere e con la sfortuna perdere il bambino, si è creata questa leggenda così forte, così d'impatto, proprio per ammonire le persone, a soprattutto le donne in stato interessante, a camminare con molta cautela sul terreno che può diventare anche molto scivoloso durante le piogge. Ecco qua, guardate quanto è bella e grande. Spero si veda bene. Aspettate, mi avvicino, poi lascio anche agli altri. Guardate quanto è grande questa bambola Kokeshi. Domani, se riesco a venire in giornata, ci torno, magari la voglio vedere anche con la luce. Aspetta, mi sposto. Ecco qua. E questo è il Kiyomizu-dera. Un'altra lettura è Sai Nen Zaka. Sai vuol dire di nuovo. Nen anno, quindi un altro anno, di nuovo venire qui, perché probabilmente le persone che avevano pregato la divinità Koya Sukannon e avevano ricevuto beneficio da questa preghiera, da questa devozione, venivano un'altra volta per ringraziamento, per ringraziare il beneficio ricevuto. Ecco qua, ora siamo arrivati fino al Kiyomizu-dera e da qui facciamo il percorso inverso, ma andando a vedere la torre di Yasaka, Hokanji. Lì, lì vicino c'è anche un tempio bellissimo, molto particolare, il Kongoji, il tempio delle tre scimmiette, però è chiuso perché chiude nel pomeriggio, quindi non possiamo entrare a visitarlo. Magari verrò in un'altra situazione e o durante una diretta o soltanto a filmarlo e poi a proporlo sia su YouTube e sulle pagine di Facebook e di Instagram. Adesso che sto qui sulla sinistra posso farvi anche vedere con più calma i vari negozi aperti di souvenir. Eccone uno, si può anche mangiare. Oggi sembra stare quasi, nemmeno primavera, sembra estate. Fa veramente caldo oggi. Bellissima serata. Altro negozio. Souvenir e cibarie. Qualcuno chiude. Ancora negozi aperti. Aspettate, supero un po' le persone, poi riprendiamo San Nen Zaka e poi al bivio altro negozio di souvenir. Poi andando dritti si può prendere sempre Matsubara Dori fino alla fine, oppure anche Gojo Zaka c'è, che vi porta su Yashioji Dori, dove ci sono le fermate degli autobus principali. Di solito per turismo ci si ferma lì e poi a piedi si sale fin qui.
tanta tanta gente. Continuiamo la nostra passeggiata notturna. Ah, domani, se vi interessa, alle 8:30 ora italiana, farò un'altra diretta di circa 30-40 minuti dall'Okazaki Jinja. È un altro santuario famoso, questa volta non per avere i komanezumi, quindi i topi guardiani, ma per avere komausagi, che sono i conigli guardiani. Quindi vi mostrerò domani alle 8:30 ora italiana l'Okazaki Jinja, che è il santuario dei conigli. Spero vi possa interessare, vi aspetto anche domani. Intanto ci avviciniamo alla via. Vedete, là c'è il bivio, la biforcazione. A destra si continua per Matsubaradori, a sinistra c'è Gojuzaka. Invece noi giriamo subito qui a destra per Sanmenzaka. Eccoci qua. Vabbè, supero un po' di persone. E adesso facciamo il percorso inverso per un breve tratto. Ah, intanto che scendo alzo un po' per farvi vedere il panorama davanti a me. Tante persone stanno fotografando e filmando qui ai lati della salita. Qui, pensate, una volta tutto fiorito sarà ancora più magnifico. Ho letto su internet, ho dato una controllata, una lettura su internet, e qui a Kyoto il periodo della fioritura dei ciliegi dovrebbe essere tra il 26 e il 27 marzo. Quindi per quel periodo ho già organizzato una serie di dirette. Il 27 intendo farla proprio dal Sentiero del Filosofo, famoso proprio per la presenza dei ciliegi, e così faremo una bella passeggiata dall'inizio, dal punto di partenza al punto finale, quindi dal Nanzenji andremo fino al Ginkakuji, e mentre ci rallegreremo con il meraviglioso spettacolo dei ciliegi in fiore, vi racconterò anche un po' la storia del Sentiero del Filosofo e magari anche dei vari templi e santuari limitrofi. Ci sposteremo nel distretto di Sakyoku, non più qui a Higashiyama. E spero vi possa interessare. Nonostante la presenza di tante persone, ma un po' si sentono, però ci sono anche momenti di incredibile silenzio. Poi, se avete anche curiosità oppure richieste, nel senso volete che vi parli di un santuario, di un luogo specifico, scrivetemelo qui nei commenti o anche via email, cercherò poi di organizzare una diretta o un video specifico. Ah, bello qua, sapone. Questo è il negozio di saponi. Vedete la schiuma. Poi ancora negozi di souvenir, macchina,
gente che va di corsa. Oh, qui a destra, se vi ricordate, è il punto da cui siamo venuti noi, Ninenzaka. Invece noi adesso proseguiamo dritto, costeggeremo la zona poi, e se vedete davanti a me c'è lo spuntone della torre di Yasaka. Ah, negozio aperto con tante persone in attesa, deve essere buono, immagino. E qui adesso vedete la gente di meno, faccio un po' vedere da sopra, va? Così. Ora appena gireremo l'angolo lì in fondo, a destra uscirà fuori la bellissima torre di Yasaka, pagoda torre di Yasaka, Hokanji. La vedete? Ora coperta e poi di nuovo, guardate qui davanti a me quanta gente è ferma a fotografare. Domani tornerò assolutamente per girare con calma video e foto. Ricordo, aspettate, ve la faccio vedere, eccola qua, tanto che scendiamo. Qua c'è qualcuno che si è fermato. Guardate quanto è bella. Anche qui si può entrare, io sono entrato 2 anni fa per caso, perché anche per questo tempio l'apertura è veramente limitata. È febbraio, esatto, febbraio 2019 sono venuto, passeggiavo qui con mia moglie per caso facendo una passeggiata insieme e passando davanti con stupore, con grandissimo stupore, mi sono reso conto che era aperto e ho colto l'occasione al balzo, siamo entrati. Su Facebook, se fate un po' di ricerca, forse anche su Instagram, dovrebbero esserci le foto di quel giorno. Ecco come data era febbraio, mi sembra febbraio 2019. E anche da lì dentro poi si può vedere un bel panorama della città. Eccoci qua. La faccio vedere con calma. Aspettate, passo un attimo avanti. Mi fermo un attimo qui, così potete vederla. Ecco qua. Aspettate, salgo un po' su. Eccola qua. Una meraviglia, guardate che cos'è. Ora giriamo intorno, la faccio rivedere, aspettate, un giro, così la potete vedere mentre la fiancheggio. Eccola qua, aspetta, aspettate, salgo su. Un po' di qua cosa c'è? Riesci a vedere anche di qua, faccio un giro intorno, ma qua si vede, aspettate, ecco, ve la faccio vedere un po' da qua sotto e poi torno di là. Ok, ora aspettate, c'è una ragazza che vuole fare la foto, sono sentita. Ora vediamo un po' cos'altro farvi vedere.
Davanti c'è Jinrikisha, questi risciò tradizionali giapponesi. E io direi di andare proprio qui a destra, guardate. E così, aspettate. Abbiamo davanti a noi il risciò giapponese, tradizionale giapponese, che, ecco, tornando al discorso, chi vuole venire qui a Kyoto, come tour volendo si può fare, si può partire da Yasaka Jinja o partire da Kiyomi Zotera a fare quest'area, chi vuole anche con il risciò, e poi visitare i tanti templi e santuari limitrofi, che sono veramente tanti. Ora qua si sono fermati un po' di persone, aspettiamo un attimo. Ecco, pensate un po' come era anche tanto tempo fa, due risciò che si incontrano, uno fa passare l'altro e noi proseguiamo. Come vedete già qui è molto più tranquillo. Noi andiamo ancora avanti, c'è una macchina, aspettiamo. Oh, qui a destra c'è questo portale, questa porta. E c'è scritto che la porta, forse una delle porte originali del Kodaiji. Ora, se qualcuno di voi ne sa più di me e ha informazioni più dettagliate, mi farebbe un grandissimo piacere informarmi su questa porta, sulla sua valenza, ecco, sul suo significato e l'attinenza con il Kodaiji. Io conosco soltanto questo, non ho maggiori informazioni. Ora continuiamo la nostra passeggiata per le vie illuminate di Kyoto. Come vedete anche qui c'è un taxi, facciamolo passare. Approfitto per ringraziarvi per il vostro supporto, per la vostra partecipazione. Se volete seguirmi sui miei vari canali, sulle varie pagine, siete benvenuti. Se avete curiosità, domande, scrivetemi, per quanto possibile cercherò di darvi risposte maggiormente possibile dettagliate. Se volete venire a Kyoto in futuro, sperando che riaprano presto, e volete un accompagnatore turistico, una persona che vi dia indicazioni o che vi accompagni durante i vostri giri, potete contattarmi sul mio sito web, benvenuti a Kyoto, e poi ci possiamo mettere d'accordo e vi porterò in tutti i luoghi che volete visitare, o magari anche luoghi che io ulteriormente vi proporrò. Speriamo tanto, esatto, che si possa tornare a viaggiare presto, anche se non è il momento non sembra quello più idoneo, visto che i recenti sviluppi non solo in Europa ma anche in Asia. Ah, speriamo che vada tutto per il meglio. Noi continuiamo questa passeggiata e tra un po' forse capirete dove ci troviamo. Quindi abbiamo fatto un bellissimo giro, abbiamo fatto una U. Siamo partiti dallo Yasaka Jinja, dal Maruyama Koen, quindi dal parco Maruyama dello Yasaka Jinja, e
stiamo tornando all'Uyasaka Jinja. Siamo proprio davanti alla porta principale, all'ingresso sud Minamiromon, e se avete partecipato, se avete visto poi su YouTube le dirette realizzate all'Uyasaka Jinja, vi ricorderete che la porta, l'ingresso più famoso, più iconico dell'Uyasaka Jinja non è questo, ma è il Nishiromon, quel portale rosso che si affaccia su Shijadori. Ma non è il principale è questo qua, questo in pietra, in granito, da dove poi a luglio, sperando che quest'anno il Gyommatsuri si possa effettuare, i Mikoshi escono da lì, per poi rientrarvici il 24 sera. Spero tanto quest'anno che si possa veramente realizzare il Gyommatsuri, sono 2 anni che per gli evidenti motivi non è stato possibile portare questi Mikoshi per la città in giro, per le strade di Kyoto. È ancora presto per fare previsioni, ma la speranza c'è. Ecco qua, vedete, quindi ci stiamo dirigendo verso l'ingresso dello Uyasaka Jinja. Se vi va, io entro dentro, ve la faccio vedere illuminato. Forse qualcuno di voi avrà visto qualche mia foto. Ogni tanto vengo qui con i miei amici e colleghi di Matsuri, di Mikoshi, e veniamo a rendere omaggio allo Uyasaka Jinja, e passiamo qui anche la sera, dopo aver passato la serata insieme per tornare a casa, veniamo qui. Forse avrete avuto modo di vedere qualche mia foto. Comunque, eccoci qua, questo è l'ingresso principale dello Uyasaka Jinja. Davanti a voi vedete le lanterne illuminate, il Buden, questo palco dove si effettuano le danze sacre, la musica in omaggio ai kami, alle divinità giapponesi. Aspettate, mi levo il cappello e mi inchino per rendere omaggio anch'io alle divinità qui del santuario. Eccoci qua. Qua vedete i Komainu ai due lati, i cani leoni guardiani a protezione del santuario. Eccoci qua, guardate che bella questa porta d'ingresso. Anche qui reggo gli omaggi. Ora entriamo e magari la prossima volta verrò qui di sera e farò un'altra diretta parlandovi sempre dei vari santuari ausiliari presenti, nonché del Honden principale, ma di sera ha un'altra atmosfera, c'è poco da dire. Ecco qua, questo è il Buden, quello davanti è la sala principale più importante di tutto il santuario, di ogni santuario giapponese, Honden, dove sono custoditi gli oggetti in cui si ritiene siano presenti le entità dei kami. Vi ricordate, Goshintai sono questi oggetti ritenuti sacri, e Shinrei è questa essenza, l'anima, preferisco dire essenza, ma comunque per intenderci, dei kami. E ovviamente sono oggetti ritenuti sacri, quindi soltanto l'operatore cultuale
del santuario può vederli direttamente, a noi non è permesso. Poi in fondo lì c'è il santuario di Okuninushi con il coniglio di Inaba, ve lo faccio vedere rapidamente, dopodiché passiamo per le bancarelle e direi poi di salutarci e con la promessa di rivederci, eccolo qua, domani alle 8:30 ora italiana, niente, dai Kokusama, quindi Okuninushi e il coniglio di Inaba. Se vi ricordate, vi ho raccontato il mito inerente a questa, tra virgolette, fatica di Okuninushi, che per raggiungere, per ottenere la mano della principessa di Inaba, ha dovuto superare delle prove, tra cui vincere anche i suoi 80 fratelli che non avevano un buon rapporto nei suoi confronti, e ci sono vari, come possiamo dire, racconti mitologici proprio su questa lunga narrazione tra Okuninushi e i suoi 80 fratelli. L'abbiamo visto anche allo Toyo Jinja, dove in quel caso Okuninushi è stato salvato dal topo, ecco perché poi c'è il santuario dei topi guardiani. Anche quello, se avete curiosità, se avete interesse, potete trovarlo sempre su YouTube, è la diretta della settimana scorsa dallo Toyo Jinja. E questa è la porta, quella proprio iconica dello Yasaka Jinja. Si affaccia, vedete, su Shijodori. Shijodori la parte tutta dritta, la percorrete tutta dritta ed arrivate ad Arashiyama. Quindi, ora, qua ci sono anche la coppia di Zuishino Zuijin. Zuishino è meglio. Uno e due. Aspettate, li faccio vedere, eccoli qua, anche qua sono guardiani, hanno la funzione anche loro di proteggere il santuario e le divinità. Rendo ancora un altro omaggio e con questo bel panorama, con questa vista su Shijodori, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, un buon sabato in Italia. E poi spero di rivedervi presto, molto presto, ovvero domani alle 8:30 per voi, alle 4:30 per me, dall'Okazaki Jinja, il santuario dei conigli guardiani. Vi ringrazio, vi saluto così e ci vediamo domani. Buon sabato a tutti, ciao!